questo, e non è difficile, è uno smartphone. Schermo touch, batteria al litio, connettività 24 ore su 24. Questa è la Tesla Model S, la macchina che più di tutti verrebbe da definire come uno smartphone con le ruote, perché ha un mega schermo touch, mega batteria al litio e connettività 24 ore su 24. Ma non è una Model S normale, è la P100D. Ciò significa che accelera come e più rispetto ad Hypercar da oltre 1 milione di euro. Vediamo quali effetti speciali sa regalare in questo perché comprarla. Fuori com'è? Ammesso che esista un design elettrico, beh, la Model S ne è un esempio perfetto. Griglie? Zero. Sfoghi dell'aria? Non pervenuti. Il motivo ovviamente è che qui non c'è un motore endotermico da raffreddare e chi ha disegnato questa macchina, ma anche tutte le altre Tesla, l'ha voluto mettere in chiaro fin da subito. La pulizia delle linee si ritrova anche sulle superfici della carrozzeria, sulle quali non ci sono le tante nervature che spesso agitano le forme delle altre macchine, di quelle non elettriche, ovvio. È spaziosa? Le forme sono quelle di una berlina sportiva, ma qui sotto c'è uno spazio che è roba da SUV o monovolumi giganti, o quasi. La capacità minima, sentite bene, è di 745 litri. No, non sono tutti dietro perché c'è anche il vano anteriore in stile Porsche. Detto questo, se il bagagliaio è così tanto grande, neanche perché quello che su tante macchine è un doppio fondo, sulla Model S è un altro vero bagagliaio. Per capire quanto è grande, guardate come ci sto seduto dentro. Il tutto nonostante lì sotto ci sia il motore, che però in quanto elettrico è piccolissimo. Da SUV c'è anche il portellone, che permette di caricare con facilità anche oggetti molto ingombranti. Ecco, a voler proprio spaccare il cappello in quattro, peccato per il gradino della soglia di carico e quello dei sedili posteriori una volta che sono abbattuti. Dietro il pavimento è piatto, il divano largo e lo spazio in altezza è nella media. Qui dietro insomma si viaggia alla grande e l'unica differenza rispetto a una miraglia tedesca è il pavimento più alto, perché qui sotto ci sono le batterie, il che stringe un po' l'angolo delle anche e delle ginocchia. Nulla comunque a cui non ci si abitui nel giro di pochi minuti. Se ho dei bambini? Come vi ho già detto, il bagagliaio non solo è grande, ma si apre attraverso un portellone. Insomma, caricare il passeggino è l'ultimo dei problemi. Ma anche il seggiolino sui sedili dietro si mette facile, ovvio, solo dopo aver superato il tetto che si abbassa. Non mancano i ganci Isofix sui sedili laterali posteriori. E la qualità? Mettiamola così, la Model S è più affascinante nel design minimal e molto high-tech dell'interno, piuttosto che attenta e rigorosa all'assemblaggio e ad alcuni dettagli. E siccome il prezzo di questa macchina, oltre 160.000 euro, non è un dettaglio, un po' di cura in più me la sarei aspettata. Guardate per esempio i ganci che rimangono a vista quando si abbattono gli schienali posteriori, oppure quello del portellone. Non pervenuto poi il bracciolo posteriore. E a dirla tutta, anche le superfici della carrozzeria non sono allineate alla perfezione. Cambiando discorso c'è la questione legata ai comandi, che qui sono quasi tutti condensati nel display centrale. Un mega schermo, ovviamente touch, che fra tutti quelli del mondo automotive è il più vicino in assoluto all'esperienza d'uso di un tablet e di uno smartphone. È solo un po' più lento, ma per il resto è davvero tutto uguale. Ci puoi navigare in internet, cercare il brano musicale su Spotify e impostare qualsiasi parametro della macchina. Se poi vuoi stupire con effetti speciali, fra i tanti puoi usare questo, il comando per l'apertura del tetto. Wow! È ben accessoriato. Visto che si parla di una Tesla, non posso non partire da lui, dal sistema di guida assistita. Per averlo al massimo delle sue potenzialità bisogna mettere in conto 3.600 euro. E fate bene i conti perché se vi venisse voglia di averlo dopo che vi hanno consegnato la macchina, costa 4.700. Prezzi a parte si tratta dell'hardware 2, dotato cioè di 8 telecamere e 12 sensori ultrasonici, per una visione a 360 gradi attorno alla macchina e fino a 250 metri di distanza. Per il resto la Model S P100D sì che è ben accessoriata, ma verrebbe da dire ci mancherebbe visto appunto il prezzo. Tra le altre cose di serie ci sono le telecamere per gli angoli ciechi, il lane departure warning, il portellone ad azionamento elettrico, il cielo vettura in alcantara, i sedili in pelle e tessuto e i cerchi da 19 pollici. Detto ciò, non è che non possiate personalizzarla. Se per esempio siete disposti a sacrificare un po' di efficienza per l'estetica, potete ordinare i cerchi da 21 pollici, 5.200 euro, mentre gli interni in pelle, integrale, vengono 4.000 euro. Come funziona il navigatore? L'ansia d'autonomia da batterie scariche, a torto o a ragione, è uno dei freni più grandi alla diffusione delle macchine elettriche. In Tesla hanno ben presente la cosa ed ecco perché il calcolo del percorso e del tempo di viaggio si basa sì su Google Maps, ma con l'aggiunta preziosa, se dovete fare tanti chilometri, dell'inserimento dei punti di ricarica e delle tempistiche necessarie. In pratica, il software vi dice dove e quando fermarvi e per quanto tempo. Grazie a questo, addio ansia da esaurimento della batteria. Inutile dire poi che con uno schermo così grande e grazie all'imbattibile grafica di Google Maps, se si sbaglia strada
strada forse è perché è stata impostata la lingua sbagliata. Anzi no, nemmeno così secondo me si riesce. Quanto alla facilità d'uso, come sopra, usare questo sistema o il vostro smartphone è esattamente la stessa cosa. In città come va? Potrei partire dai quasi 5 metri di lunghezza per dire come va la Tesla Model S in città, ma stavolta no, parto da quella sensazione di onnipotenza che ti dà il guardare avanti, accelerare ed essere praticamente già lì. Una sensazione di onnipotenza che però bisogna anche un attimo tenere a bada, perché i pedoni e i ciclisti potrebbero anche non sapere che questa è una macchina elettrica, potrebbero non sentirla, con tutti i pericoli insomma che poi ne conseguono. A proposito di ciclisti e di pedoni, non benissimo la visuale verso il trequarto anteriore, perché il montante, oltre ad essere abbastanza largo, è anche molto inclinato. Nulla da dire invece per quello che riguarda l'assorbimento delle sospensioni pneumatiche, perché persino con i cerchi da 21 pollici di questo esemplare tutto viene appiattito: pavé, binari del tram e anche i tombini più profondi. Ovvio che poi con 4,97 m di lunghezza e quasi 2 di larghezza, senza specchi, piazzare la Model S in città non è una cosa semplicissima. Potrebbe tornare però molto utile la funzione Summon. Tramite app sul telefono si muove la macchina da giù e la si può infilare in spazi stretti, senza quindi il problema di dover aprire le porte e non riuscire a scendere. E poi l'ho lasciata per ultima la chicca della geolocalizzazione delle rampe, cioè come su tante altre macchine, su questa si possono alzare le sospensioni per affrontare le rampe senza toccar sotto, ma la seconda volta che si torna nello stesso punto la macchina ha geolocalizzato la rampa e si alza in automatico. È bella da guidare? Di solito per dare questa risposta parto dal feeling di sterzo, non nel caso della Model S, non quando ci sono 967 Nm di coppia disponibili subito, roba da camion. Sì, perché quando hai così tanta coppia è l'elemento totalizzante della guida, qualcosa di incredibile che però non si deve mai dimenticare, perché in un attimo si sviluppano velocità impressionanti, praticamente da moto. E però la macchina pesa oltre 2 tonnellate e per quanto le batterie, quindi la maggior parte del peso, sia concentrato in basso, quindi il baricentro sia molto vicino all'asfalto, l'agilità è un'altra cosa, anche perché il passo è molto lungo e quindi bisogna stare anche attenti. Ovviamente la massima prestazione si ottiene in Ludicrous Mode, anche se comunque in modalità normale non è che si vada proprio piano. Detto questo, se dovessi definire in poche parole come va la P100D, la definirei più una performance car che una sportiva in senso classico, perché un po' il peso, un po' le dimensioni, un po' il passo lunghissimo, le sensazioni al volante non sono quelle di una sportiva. Ciò non vuol dire però che le emozioni non manchino. È assurdo. Quanto consuma? Più ancora che sulle auto a motore endotermico, qui incide lo stile di guida. Per capirci, se vi fate prendere la mano con lo Ludicrous Mode, rischiate di non fare nemmeno casa ufficio e ritorno. Ok, no, sto esagerando. Diciamo comunque che guidando in modo normale, senza fare gare eco, 400 km li riuscite a fare, anche 500 se state attenti. Una cosa è certa, la possibilità di usarla ogni giorno dipende dalla zona di residenza. Nel nord e centro Italia ci sono molte più colonnine che al sud. E poi dipende anche da un cambio di mentalità. È necessario, cioè, pianificare meglio i viaggi, che non significa studiarsi le mappe e decidere i punti di sosta intermedi. Quello sporco lavoro lo fa tutto il navigatore, ma significa mettere in conto un po' di tempo in più per arrivare a destinazione, il che non sempre un male, perché come dice qualcuno, il bello di un viaggio non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. O no? Ok, torniamo coi piedi per terra e facciamo due conti. Con la corrente di casa 220 volt, un'ora di ricarica basta per 12-13 km. Moltiplicato per le 8-10 ore che trascorrono dalla sera quando si torna a casa alla mattina successiva, fanno almeno 100 km, più che sufficienti insomma per le esigenze di ogni giorno. Sempre in tema di ricarica e per tornare ai viaggi, sappiate che esistono i destination charging. Si tratta cioè di hotel, ristoranti, centri commerciali e stazioni sciistiche che offrono la ricarica. Il top della velocità sono comunque i supercharger. In mezz'ora mettete energia per 270 km. Ognuno di questi ovviamente è precaricato nel navigatore. Quanto costa? Tantissimo, inutile girarci attorno, 164.750 euro, in pratica il doppio degli 83.100 euro della versione base, che ok, è a trazione posteriore invece che integrale, ha un'autonomia dichiarata di circa 100 km inferiore e accelera da 0 a 100 in 5,8 secondi. Si tratta comunque di numeri più che sufficienti e si tratta comunque di una Model S. Difetti? Alla fine in Tesla sono scivolati su qualche dettaglio. Alcuni materiali che non sono all'altezza del prezzo della macchina e qualche gancio a vista di troppo.
E poi c'è la questione dei supercharger. Prima erano gratuiti, adesso le ricariche costano 25 centesimi di euro al kilowatt, il che comunque, date le cifre in gioco, non dovrebbe essere un grosso problema per chi compra una macchina come questa. Qual è la versione migliore? Su questo non avrei dubbi, la 90 a trazione integrale, 103.050 euro. A 90 sta per kilowattora e si riferisce ovviamente alla batteria. Certo, la più piccola da 75 kilowattora è più che sufficiente, ma con un oggetto così io non mi accontenterei dell'entry level. E se poi il budget non è un problema, io sinceramente per nulla al mondo mi negherei la 100 e il suolo di cruise mode. La consiglieresti? La vedo bene prima di tutto per lo smanettone convinto, quello che ha sempre guidato dei V8 a benzina e che si è convertito all'elettrico, ma non vuole rinunciare al piacere di lasciarsi dietro tutte, e dico tutte, le supercar e le hypercar, almeno in accelerazione. È perfetta anche per l'imprenditore o per il top manager che vuole qualcosa di diverso dalle solite Audi A8, BMW Serie 7 e Mercedes Classe S. E perché no, è perfetta anche per il calciatore che non vuole la macchina da calciatore. In quanto tale, per tutto quello che vi ho raccontato, la Model S non ha rivali dirette. Le uniche alternative che potrebbero essere prese in considerazione sono le già citate ammiraglie di Audi, BMW e Mercedes. In ogni caso potete sbizzarrirvi sul nostro trovauto su www.omniauto.it e non dimenticate di seguirci sui social, Facebook, Instagram e Twitter, ma soprattutto di iscrivervi al nostro canale YouTube.